Buonasera, ben ritrovati. Questa sera parliamo con Roberto Frazzetta, candidato a sindaco della città di Mazara del Vallo e con due dei suoi candidati al Consiglio Comunale, precisamente con Tatiana Corzan e con Francesco Comilia. Intanto cominciamo subito con loro, l'abbiamo già visti in altre occasioni, ma li ripresentiamo perché è giusto che si facciano conoscere, perché per avere il consenso bisogna anche riuscire a poter parlare, a potersi esprimere, a far capire quali sono i propri progetti, perché ci si è candidati, che cosa si intende fare, e anche se purtroppo il consenso non è sempre libero, non è sempre stato questo, e molto spesso si vota soltanto perché quello c'è amico, parente o ci ha fatto un favore e non gli possiamo dire di no. Questo è quello che molti fanno e che io invece dico che è sbagliato, e quindi vi consiglierei, vi esorterei invece a cercare tra tutti i candidati, e ne sono veramente tanti quelli che si sono candidati nelle diverse liste del Consiglio Comunale, vi esorterei a votare e scegliere appunto i migliori, perché la città è vostra e quindi se volete che poi venga amministrata in modo giusto dovete scegliere le persone che meglio vi sapranno rappresentare. Tatiana, allora. Cominciamo da me. Intanto buonasera a tutti, sono felice di essere qui. Il mio nome è Tatiana Corzan, sono di origine russa. È da 12 anni che abito a Mazara del Vallo, sono sposata con un cittadino mazzarese, sono mamma di 3 figli. In questi 12 anni che abito a Mazara ho fatto anche il mio percorso personale. Diciamo da casalinga sono riuscita ad arrivare con il mio percorso di studio e di pratica. Sono arrivata ad aprire la mia attività e anche sono riuscita a fare un'esperienza come imprenditrice, aprendo un centro estetico e benessere a Mazara del Vallo. Per cui ho conosciuto molta gente bella a Mazara, ho avuto un contatto diciamo con tante persone mazzarese, quindi posso dire che posso ritenermi anche mazzarese acquisita e ne sono molto fiera, perché mi piace questa città, mi ha conquistato con il mare bellissimo 12 anni fa, con la gente bella, uno di cui mi sono innamorata, quindi mi sono sposata con anche un mazzarese, per cui adoro la gente, adoro di conoscere le persone, adoro di scoprire le anime belle, adoro di prendere cura in certo senso delle persone, del proprio benessere delle persone, per cui la mia attività anche si occupa principalmente di questo. Sono felice di essere qui, sono felice di essere con le persone che sto conoscendo, che ho conosciuto anche in questo periodo. Devo dire che sono molto felice, orgogliosa, contenta, posso dire, che Mazara è piena delle persone belle, delle persone che hanno il cuore grande, hanno voglia di fare, hanno coraggio di andare, di cambiare, hanno voglia di cambiare la propria vita e anche portare qualche cambiamento per tutti i cittadini, per cui sappiamo che il cambiamento crea sempre un po' di paura, quindi le persone che conosco io, che ho conosciuto e che sostengo è Roberto Frazzetta, che mi ha conquistato, intanto prima di tutto è un bel uomo. È un bel uomo, lo ritengo un bel uomo, mi ha conquistato con la sua semplicità, la sua umiltà, con un suo bel sorriso, un suo sorriso solare che per me rispecchia la sua bellezza della sua anima. La sua semplicità, la sua umiltà mi ha conquistato fin da subito, dal primo nostro incontro. Andando avanti, conoscendo lui, stando più vicino, mi ha dimostrato anche la onestà, la sua onestà, chiarezza e trasparenza anche nelle sue azioni, anche nel programma che ha creato, che comunque è basato anche sulla sua esperienza amministrativa e anche con la consapevolezza diciamo maturata in questi anni.
per cui lo ritengo una persona valida, lo stimo molto, lo ritengo una persona valida, una persona capace, che ha tutte le capacità e competenze di essere sindaco della nostra città. Perché abbiamo bisogno delle persone capaci, delle persone oneste, delle persone umili, delle persone competenti prima di tutto, perché anche il settore di cui si occupa nella vita professionale è un economista, per cui già ha una buona base, una persona che sa fare i conti, che prima di tutto riesce a fare bene i conti, quindi conosce bene anche l'economia, è anche capace di amministrare, per cui per me sono le caratteristiche importanti, chiare, precise per un sindaco di cui abbiamo bisogno proprio in questo momento a Mazara. La maggior parte delle persone, io mi sono detta sempre, ma perché le persone scelgono sempre stesse, fanno sempre le stesse scelte? E poi riflettendo un po' ho capito che non è facile, non è facile fare le scelte, non è facile fare le scelte diverse per le persone diverse, perché fare scelte, cambiare, come ho detto prima, crea la paura e noi ci vuole coraggio, per cui stavo arrivando a questo, per cui solo le persone coraggiose possono cambiare, possono andare avanti nonostante le paure, nonostante le critiche, nonostante diciamo non solo le critiche, andare anche contro, andare contro il sistema, andare contro le critiche, andare contro insulti, andare contro le regole, le leggi create dalla stessa società, per cui per me Roberto Frazzetto è una persona coraggiosa, una persona che stimo tanto e lo sostengo, anche il suo progetto, anche il nostro gruppo di persone, che siamo un bel gruppo, siamo molto unite e sono felice, sono orgogliosa di essere qui, di condividere anche con voi quello che io penso, quello che porto nel cuore, il progetto di Roberto Frazzetta, perché per me è un progetto diverso. Come persona lui è diverso da tutte le altre, per cui essere diverso non è facile come oggi, perché essere diverso significa anche dire quello che penso, dire e fare le cose diverse, fare azioni diverse, per cui molte persone prendono con molta critica, ed io pensavo se noi potessimo condividere più idee, buone soluzioni invece di critiche, insulti e lamenti, potremmo anche avere, vivere in una comunità, in una comunità di fratellanza, di unione, di pace. Per cambiare il mondo, io credo che per cambiare il mondo bisogna partire prima di tutto da se stessi, di prendere cura di se stessi prima di tutto, perché noi la fonte di disarmonia e disequilibrio di tutto quello che succede, per cui abbiamo bisogno di più smettere di lamentarsi, smettere di criticare le altre, smettere di avere, di cercare di avere controllo su tutto quello che facciamo, invece di fermarsi e di ascoltare, iniziare ad ascoltare se stessi. È da lì che nasce, dall'ascolto di se stessi che nasce, diciamo, una vera natura della nostra anima, che noi possiamo fare le scelte giuste, quindi ascoltando gli altri, ascoltando se stessi, possiamo anche fare la scelta giusta ed avere anche la consapevolezza di quello che facciamo. Io ammiro Roberto Frazzetta perché lui è una persona che non approfitta della situazione in cui trovano tante persone a Mazara, ma lui porta ad ascoltare, invita ad ascoltare, invita ad avere la consapevolezza di quello che facciamo, per cui essere consapevole è per me la cosa principale, essere consapevole, essere umile, essere loyale ed essere sincero, sono caratteristiche in cui ci credo tanto e sono un grande valore per me. Per cui sono qui
oggi per sostenere Roberto Frazzetta e tutto il nostro gruppo e portare un po' di consapevolezza anche a tutte le persone a Mazara. Allora, lei ha parlato tantissimo di quello che sente, di come vive il mondo e come vive l'interiorità, no? Che è una cosa importante perché tra l'altro parla molto meglio di tanti italiani che magari non indovinano neanche un verbo e fa fatica perché è russa. Io non l'ho interrotta anche per questo, perché interrompere una persona che via da lei che parla bene italiano, se io parlassi russo lei parla l'italiano sarei felice. Però come avete visto è talmente umile che ha fatto tutta una propaganda al progetto elettorale in cui lei crede e non ha detto neanche una parola su di sé. Lei invece è candidata al consiglio comunale e quindi dovrebbe dire anche, e io glielo chiedo adesso, perché scegliere di votare Tatiana Korzan al consiglio comunale? Che valore in più si può portare, oltre al fatto che già essere di un'altra nazione si possono portare idee nuove, valori nuovi e sono importanti. Lei diceva prima che si ha paura di cambiare, no? Perché per cambiare ci vuole il coraggio, perché rimanere sempre nelle stesse cose, con le stesse persone, non è un segno di coerenza, molto spesso è un segno di vigliaccheria, perché proprio si teme l'entrata di qualche corpo estraneo che sconvolge tutto, no? Cioè, ci fate caso, in questa realtà sociale ho notato che molto spesso ci sono dei gruppi molto chiusi, anche a livello di amicizia, dove non è facile entrare perché c'è un circolo ristretto di quelle persone, no? Poi si chiudono i vari club, nelle varie posizioni così. E io lo trovo veramente un modo arcaico, perché è già questo il sintomo di una città, di una provincia che ha paura del nuovo, perché appunto tutto rimane con quelle 10, 15, 20, 30 persone che si è abituato a frequentare e si ha il timore di far entrare altri. Io ad esempio ho un carattere che uno entra, esce, fa quello che gli pare, perché non appartengo a questo tipo di divisioni. Invece vedo che qui c'è proprio questa cosa radicata. E anche lei, che sicuramente essendo diversa questa città, non ha difficoltà ad aggregarsi con nuovi, vecchi gruppi, a capire, insomma. Non è stato facile, ma comunque ci sono riuscita con la mia forza, diciamo, con amore che porto nel cuore anche verso le persone, perché comunque mi piace stare a contatto con le persone, tra cui il mio percorso mi ha portato anche ad avere un'attività in cui io prendo cura delle altre persone, quindi in qualche senso do benessere, porto al benessere, porto anche la consapevolezza di se stessi, del proprio essere. Cosa posso dire? Perché mi sono candidata? Perché mi sono candidata? Mahatma Gandhi ha detto, se vuoi che il mondo si cambia, sii tu questo cambiamento. Per cui io sono qui per fare il mio contributo attivo, in modo attivo, in modo diretto, di fare questo cambiamento, di essere questo cambiamento, che ovviamente stando a casa, oppure criticando gli altri, che dicono, ah pure tu, sì pure io, perché no? Perché essere cambiamento significa di portare anche azione, anche di fare un piccolo contributo. Se il mio piccolo contributo potrà portare in questa città anche la gente di migliorare la loro vita, la loro consapevolezza, il loro modo di essere e di vivere, per me sarà una grande gratificazione personale, per cui ho deciso di candidarmi proprio per questo. Bellissimo. Allora, adesso invece sentiamo Francesco Pumiglia, che ricordiamo anche essere il presidente del comitato civico che è sorto spontaneo e che si chiama Mazara 2016, proprio perché richiama una grande battaglia che il loro candidato a sindaco Roberto Frazzetta sta facendo. E ne parliamo? Sì. La domanda era? Del comitato, perché nasce? No, del comitato ne abbiamo parlato. Sei rimasto affascinato da Tatiana, sì, lo posso dire anche perché mia moglie non è gelosa, quindi non ci sono problemi. Ci ha affascinato in senso bello del termine. Ho fatto una battuta. Allora, del comitato 2016 se ne è parlato parecchio, voglio semplicemente spendere un minuto per poi passare al tema attuale, che la nostra candidatura è il momento particolare che stiamo vivendo. Il comitato 2016 nasce
per un motivo ben preciso. Nasce affinché chiunque, qualsiasi mazzarese, abbia la possibilità di essere all'interno di un osservatorio per guardare tutto ciò che viene, che accade dentro il Consiglio Comunale. Perché io l'ho sempre detto e lo ribadisco, votare delle persone e dall'indomani salutarsi e vedersi fra 5 anni, secondo me, è un sistema sbagliato di vivere la politica. Anche se non si fa politica, è giusto e abbiamo il dovere di stare a contatto con chi noi abbiamo eletto. Perché se noi li eleggiamo, noi riteniamo siano le persone che debbano condurre la nostra città. Quindi grazie a questo comitato, se c'è qualcuno che ha un'idea, ha un progetto, ha un problema da affrontare, ha una causa da voler combattere, noi siamo all'esterno come comitato civico e se tutto andrà secondo i nostri piani, ci sarà un portavoce, che sarei sottoscritto, affinché possa andare lì a portare le idee del comitato civico. Quindi io sarò un portavoce, io non mi sto candidando per me stesso, ma ci vuole un portavoce affinché le nostre idee, prese in totale democrazia, possano essere portate all'interno del Consiglio Comunale. Per quanto riguarda la domanda fatidica, perché ti sei candidato, io ho un solo motivo per candidarmi e credo che sia talmente impegnativo che è un qualcosa di più grande di, rispetto a qualsiasi opera pubblica, rispetto a qualsiasi porto, rispetto a qualsiasi asfalto di qualsiasi altra strada. Il mio obiettivo è riuscire a indurre chi ci governa a cambiare il vecchio modo di pensare ed acquisire uno nuovo. Ripeto, cioè dobbiamo acquisire un nuovo modo di pensare per riparare i danni fatti col vecchio modo di pensare. Perché io non credo che ci sia possibilità di nessun tipo di cambiamento se prima, come anche diceva Tatiana in altre parole, non avviene un cambiamento dentro di noi. Ed è un'impresa titanica. Il cambiamento del pensiero, il cambiamento delle idee, il cambiamento degli atteggiamenti è la cosa più impegnativa che si possa affrontare nella vita, per mille motivi. Io ho l'abitudine di studiare i grandi condottieri, di prendere esempio dai grandi uomini e vedo cosa hanno, chi ha creato grandi imprese, perché da lì possiamo attingere informazioni, possiamo attingere miglioramenti, possiamo attingere suggerimenti affinché noi possiamo metterli in pratica e cambiare anche noi, perché se no la storia, l'esperienza degli altri a cosa serve? Fine a se stesso, non è così. Quindi riuscire a cambiare, il cambiamento poi oggettivo sarà una conseguenza del cambiamento personale, diceva addirittura Tatiana dell'anima. Quindi cambiare noi, no, addirittura diceva giustamente Tatiana sì, dell'anima. Ma lì andiamo oltre. Già, no, già andiamo in quello giusto, perché nel momento in cui noi abbiamo un'anima che è bella, che è propositiva, che guarda il prossimo, le cose e con un occhio, diciamo, più umano, più profondo, più vero, e siamo più predisposti anche al bene comune, perché il bene comune non è un valore astratto, ma è un valore che nasce dai valori che portiamo dentro. Quindi più valori noi abbiamo, più sappiamo sentire, più sappiamo emozionarci, più sappiamo provare sentimento e più siamo capaci di dare il meglio di noi agli altri. Quando tu dai il meglio di te, anche l'altro si predispone meglio. Saremmo meno guidati, diciamo, governati dall'ego, e solo dal nostro intelletto, ma più saremo guidati dalla nostra anima, quindi dalla nostra consapevolezza, saggezza, che poi l'anima che nostra è quella dentro più di noi, certo, dal nostro cuore, quindi, perché ego è sempre quello che vuole per sopraffare, controllare, e quindi controllare tutto, invece quando noi arriviamo alla nostra anima, quindi là siamo proprio vere, siamo così come siamo la nostra essenza profonda. Quindi anche le nostre azioni non saranno governate dalle soddisfazioni che comunque vuole ego, ma dall'amore che possiamo portare verso se stessi o dalle sovrastrutture che abbiamo imposto, certo, no? Quindi possiamo guardare oltre il limite, oltre le persone, oltre le critiche delle persone, quindi guardare oltre significa già essere aperte al cambiamento, quindi cambiare come ha detto anche quindi noi vogliamo portare l'anima nel Consiglio Comunale, sì.
Prego. La mia espressione addirittura, perché secondo me, cioè, io so quanto è duro il cambiamento, nel senso che già sarebbe un miracolo riuscire a cambiare il pensiero, figuriamoci l'anima, però dobbiamo provarci, sarebbe la conseguenza. Ma l'anima non la dobbiamo cambiare, l'anima la dobbiamo ascoltare. Sì, ma sarà il cambiamento naturale, il momento in cui si inizia a cambiare. No, se noi riuscissimo ad avere meno pensiero, riusciremmo ad avere più anima. Io mi ritrovo messo fra due fuochi che sono donne, mai più. No, bene, no, il Consiglio Comunale ne dovrei avere tante, mi auguro che vengano elette tante donne. Esatto, quindi tornando al cambiamento, parlando in, veramente in piccoli esempi, perché a me piace fare degli esempi per comprenderci, io proverò con tutto me stesso, con tutta la mia forza, a organizzare anche dei corsi, perché io conosco grandi formatori a livello internazionale che sarebbero disposti a venire qui, ad iniziare, ad innescare questo tipo di cambiamento per il suo mestiere, perché non voglio fare una colpa a chi non la pensa esattamente come me o come gli altri, ognuno di noi ha il nostro pensiero, però mi hanno insegnato che ci sono pensieri costruttivi e distruttivi. Io spesso sono in giro in questo periodo di difficoltà, periodo di crisi, e chiedo come va, come non va. Cioè, spesso, non so, i mazzaresi conoscono questa espressione, la vita è una giungla. Cioè, di fare un'affermazione del genere ti si innesca un sacco di meccanismi. Una giungla significa che io mi devo difendere dai predatori, una giungla significa che dobbiamo, io divoro te o tu divori me, devo temere ogni vicolo, devo aver paura di camminare, cioè a livello inconscio si innescano questi meccanismi. Piuttosto che dire una giungla, dire la vita è un'avventura, difficoltosa così, però lo spirito è cercare nuovi sentieri, cercare nuove possibilità, cercare di esplorare posti nuovi. Quindi a livello inconscio, da ragazzini, si innescano dei meccanismi che porteranno un cambiamento dentro, che poi la conseguenza sarà il cambiamento della nostra città. Quindi, oppure persone che vanno lì ad allenare il posticino da precario, per favore. Vabbè, ma intanto, infatti, non a caso, ora stiamo ampliando, non a caso comunque si dice che a livello scolastico molto spesso si insegna di tutto, ma non si insegna quello che è più importante, ovvero l'educazione ai sentimenti. Perché se noi educhiamo ai sentimenti, educhiamo anche al sentire positivo rispetto ad una città. Perché quelli che per esempio hanno devastato le città in vari posti, come anche qua quando rompono i vasi di goccio che il sindaco ha messo, che possano piacere o non piacere o essere considerati l'unica cosa o meno, questo non entro nel merito, non c'ho nemmeno il sindaco qua, però voglio dire, comunque sono delle opere d'arte, sono delle cose che sono state messe e tu le devi mantenere, non che le vai a distruggere. Ecco, questo significa non essere sempre educata ai sentimenti, perché un sentimento ti porta anche a amare la tua città, quello che tu stai vivendo, e poi tutto il resto che succede lasciamolo stare, va, che diventa lunghissimo, cambieremo trasmissione e faremo quella psicologica che piace tanto a me. Anche a me. Allora, partita la campagna elettorale la faremo. Hai toccato un tasto. Mamma mia, le battaglie che ho fatto. Io ho tre figli maschi, 11, 12 e 17 anni, quindi da poco hanno fatto le elementari, sono alle medie, una superiore, e io sono conosciuto per il battagliero delle scuole, e non ne faccio una colpa a nessun insegnante che si senta chiamata in causa, però è una cosa collettiva. Io inizierò proprio da lì, non me ne vogliano, loro sono straordinarie donne e uomini, insegnano la didattica, ma a livello comunicativo i nostri figli, chiedo perdono, non portano nulla a casa. Io spesso ho detto a degli insegnanti che capita, un bambino che sbaglia, scusate se sto andando fuori tema, non è fuori tema, un bambino che fa un errore, guardate, e viene deriso da tutta la classe, è un crimine. Vabbè, ma questo è un insegnante proprio da uccidere. Ce ne sono, potrei fare, lasciamo perdere. Insegnare, perché i bambini dai 6 anni in su, anzi dalla scuola elementare sino a 12 anni, è una fase che faranno la nostra società. Certo, oggi c'è, sono gli uomini di domani. Io ho vissuto in America parecchi anni, la differenza fra noi e loro è lo spirito imprenditoriale, l'autostima che loro hanno rispetto ai nostri. Cioè, io inviterò, organizzeremo dei corsi, perché bisogna lavorare lì, sulla cultura del pensiero. Piuttosto che andare, stavo dicendo prima, a chiedere il posticino di lavoro, tirate fuori un'idea,
e chiedete l'aiuto per realizzarla, che è completamente un altro film. Cioè, cosa ti piace fare? Hai un'idea? Cosa vuoi realizzare nella tua vita? Chi vuoi essere? Beh, non hai la possibilità? Chiedi aiuto alle istituzioni, agenti di potere, a chi è in grado di farlo. Chiedi come poter realizzare. Fatti dare una mano a realizzare quel tuo obiettivo. Non chiedere il posticino. Una frase detta e ridetta, un esempio. Non diamo il pesce. Dobbiamo insegnare a dare la canna da pesca. L'assistenzialismo, sì, va bene, ma è fine a se stesso. Noi dobbiamo stimolare, non a caso io ho fatto un piccolo spot, non so chi l'ha visto, stavo facendo un po' di scalpore sul web, dico uniamoci, cioè il lavoro c'è, non c'è il posto fisso, scordatevelo, il posto fisso non c'è, quindi non andate a cercare lì il posto fisso, andate a cercare il modo come fare impresa, impresa non intendo diventare grandi imprenditori, da piccoli, unitevi, due, tre, chiedete a qualcuno che vi può dare una mano. Io ho fatto l'esempio, abbiamo una terra meravigliosa, un mare favoloso, il sole, iniziamo a creare, andiamo nell'artigianato, costruiamo qualcosa e realizziamo qualcosa nel nostro territorio. Io stamattina parlavo con una mamma, mi piacerebbe che mio figlio tornasse a Mazara con gli occhi lucidi. Signori miei, sono queste le cose che a me fanno stare male. Ed è una, scusa, vedo che sta bene. Una cosa che dobbiamo ripristinare, che io ne ho fatto un chiave della mia vita, un punto fermo, è la priorità. Questa parola deve essere parola chiave. Priorità nella famiglia, nella propria vita, quando tu ti alzi la mattina devi sapere cos'è prioritario. Io non mi posso alzare la mattina non avendo considerazione delle priorità, tornare a casa con un bel quadro e dire guardate che belle, i miei figli hanno fame. Questo potrebbe capitare a livello comunale. Non possiamo trascurare chi a fine mese non riesce a fare la spesa, non possiamo trascurare chi la moglie gli dà il fogliettino della spesa e non sa dove sbattere la testa per portare la spesa a casa. Non possiamo trascurare chi a fine mese deve andare dalla mamma anziana e farsi dare parte della sua pensione. Io invito tutti coloro che fanno i comizi, tutti coloro che stanno al potere, quando fate i comizi, quando dite i vostri programmi, provate a immaginare di avere davanti persone nelle condizioni in cui, che si trovano nelle condizioni che ho appena detto. Quanto gliene può fregare delle grandi opere? Io una cosa che mi piace di Roberto fra tutte le altre è che quando parla di grandi opere, quando parla di realizzare grandi progetti con le aziende private, la prima clausola che mette al primo posto, realizzeremo questo con tutta una serie di condizioni, la prima condizione è manodopera locale. Lui, la prima frase forte che è uscita, azzererò la disoccupazione. Vero o non è vero, piuttosto che fare scetticismo, andiamo a sentire realmente questo pazzo. Perché ha fatto questa affermazione? Come l'affermazione dei 250 milioni di euro nel contratto E. Andiamo a vedere il perché. Cioè noi critichiamo chi dice l'azzererò e lasciamo fare a chi non ne parla? Chi parla soltanto di discorsi che portano dove? Tornando al fatto, ok, chi è al potere ha le sue responsabilità. Però anche noi... Signori miei, una frase meravigliosa, dicevo prima che mi piacciono le affermazioni dei grandi uomini, le loro storie. Kennedy una volta disse, non chiedetevi cosa l'America può fare per voi, ma chiedetevi piuttosto cosa voi potete fare per l'America. Io in giro vedo gente che si lamenta, e non stanno facendo nulla. Invito a tutti, quando vi dicono a Mazara non stanno facendo nulla, piuttosto che dire è vero, provate a chiedere a quella persona che fa quell'affermazione, ma tu cosa stai facendo? È ruolo, non è ruolo, sei lì, tu cosa stai facendo? Ma a me non competi, allora stai zitto, non dire non stanno facendo nulla, se no sai che fai? Ti candidi, prendi i voti, ti fai eleggere e vai lì a cambiare tu le cose. Non stanno facendo nulla e tu per dire non stai facendo nulla, perché non provi? Magari queste persone che dicono non stanno facendo nulla, io vedo in giro qualcuno che si lamenta della città sporca, poi magari è il primo che fa volare il pacchetto di sigarette dal finestrino. C'è chi si lamenta, ah, le erbette del marciapiedi e poi davanti alla sua porta ce n'è, ma prendi la zappetta e la togli tu, non l'ho capito, ti spetta, non ti spetta, è tuo dovere, no, toglila. Fai come faccio io, che la voglio anche vicino. Va bene, ok, abbiamo capito. Allora, Roberto Frazzetta, ora ce n'ha di carne sul fuoco, perché chiaramente conoscendolo interverrà su quello che hanno detto gli ospiti che sono appunto poi i candidati della sua lista, Roberto Frazzetta sindaco, e naturalmente lui che ci parlerà magari in breve dei punti principali del suo programma
per far capire chi è Roberto Razzetta e cosa vuole fare come sindaco. Ma per intanto a me verrebbe di alzarmi e andarmene, perché dopo tanta qualità quest'oggi qui presso questa emittente veramente avrei tanto da dire e contemporaneamente tanto poco da dire, perché molto lo hanno già detto loro. Io esco esterrefatto dalle parole della mia ormai amica Tatiana, di questa russa con un italiano perfetto, parlato a mo, come dire, del meglio che noi possiamo avere in città. Posso garantirti che parli l'italiano molto meglio di tanti altri di mia conoscenza. E anche di mia. Si è posta con una nobiltà d'animo come forse in pochi. Abbiamo divagato e abbiamo argomentato, cara Patrizia, su mille argomenti, e contemporaneamente abbiamo messo le mani da un punto di vista filosofico anche su quel che è l'aspetto dell'animo. Io mi sono emozionato quando la Tatiana parlava della consapevolezza, quando tu gli hai chiesto perché ti sei candidata, e lei, emozionata come usualmente è, la guardate, la vedete, a quel sapone, una bellissima ragazza, una bellissima mamma, si è posta dicendomi: io desidererei che qui si avesse in una qualche maniera tutti quanti la consapevolezza della necessità del cambiamento. E poi si è espressa anche lì emozionandomi, a me che sono sensibile da questo punto di vista, dicendo: io intendo lasciarmi trascinare dall'anima e non dall'ego. Bene, sono parole normalmente che io non ascolto mai nell'ambiente in cui mi trovo, non li ascolto nell'ambiente professionale nel quale orbito, e non li ascolto ancora di più nell'ambiente politico in cui orbito, perché l'ego è una condizione, come dire, quasi vitale e predominante proprio in quel ambiente. Si è posta, come dire, come la più innamorata di questo tra gli innamorati di questo territorio, ascoltassi dalla bocca dei miei concittadini, naturali concittadini, perché qui nati, le cose che tu hai detto, se dalla bocca dei miei concittadini io sentissi l'esternalizzazione delle tue parole, bene, in me tu vedresti l'uomo più felice di questa terra, e probabilmente mi vedresti camminare in giro tra la gente e per la gente con un sorriso ancora più smagliante di quello che io molto raramente propongo, come dire, in maniera spontanea. Perché dico questo? Perché la città, vedi, per tutto quel che ha patito, e poi mi riferisco anche alle cose di Franco, per tutto quello che ha sofferto, per tutto quello che si è vista rubata da questa città, non ha più il sorriso. Io incontro la gente, caro Franco, cara Tatiana, cara Patrizia, carissimi amici, incontro voi e vi vedo delusi, vi vedo disorientati, vi vedo in una qualche maniera arrabbiati, vi vedo agguerriti, ma contemporaneamente vi vedo disamorati di quel che dovrebbe essere invece il vostro obiettivo principale. Voi dovreste contribuire al cambiamento, proprio a quel cambiamento a cui voi due vi riferivate poco fa, che diventa non solo necessario, diventa indispensabile e improcrastinabile, che noi ci si ponga con questo obiettivo. Noi vogliamo cambiare la città, noi la vogliamo trasformare in una qualche maniera, noi vogliamo creare la condizione di un sogno, che sia però un sogno attraverso il quale noi ci si possa risvegliare con i risultati, perché oggi parlare di risultato è quasi diventata un'utopia. È come se uno si ponesse alla gente, e poi ritorno alle cose che tu hai detto, caro Franco, ponendosi in maniera tale da somministrare certezze ed essere preso per pazzo, e allora conviene quasi non parlare, conviene non dir nulla, o comiziare o avvalersi, come dire, dell'oratoria da comizio in maniera tale di parlare male di tutti e conquistare gli applausi. Tanto viene facile dire: questo ha torto, questo ha fatto questo, questo ha fatto quest'altro, questo ha fatto quest'altro, e non parlare mai di cosa si vuole fare. Noi, mi pare,
che fino ad oggi ci siamo posti alla gente dicendo cosa vogliamo fare, a noi non ce ne frega nulla di quel che si è fatto. Mi verrebbe facile emozionare tutti quanti e richiamarli alle rapine che questa città ha subito sin dal 1950, quando siamo stati costretti a cedere un pezzo di territorio a Campobello di Mazara, Torretta Granitola. Negli anni 60, quando siamo stati costretti a cedere un pezzo di territorio al comune di Petrosino, e per intanto si sappia che la cessione di un territorio economicamente determina un danno notevole per l'economia di un comune, perché significa aver ceduto anche tassazione, perché significa aver ceduto patrimonio. Bene, questo significa di converso produzioni, questo significa di occasione di lavoro, occupazione, questo significa di converso che questa città è stata rapinata, e se è stata rapinata significa che c'è qualcuno che lo ha consentito che ciò avvenisse. Certo. E ciò significa che c'è stata una politica disattenta da questo punto di vista, e queste cose vanno dette. Abbiamo perso l'ufficio delle entrate, abbiamo perso l'ufficio del catasto, abbiamo perso la camera di commercio, abbiamo perso il giudice di pace, abbiamo perso il tribunale, e qualcuno vuole o no interrogarsi, se la può fare la domanda, perché gli uffici sono a Marsala, perché sono ad Alcamo, perché sono a Castelvetrano, perché sono a Trapani, e perché qui non c'è più nulla. Beh, una ragione ci sarà. E quando io vedo candidati sindaci che vengono accompagnati da deputati regionali che qui sono venuti a rubare i voti e mai a difendere il territorio, Mazara del Vallo, a rapinare i voti, bene, io mi arrabbio, io sono un concittadino arrabbiato, cara Tatiana, caro Franco, cara Patrizia, sono incazzato, lasciatemi passare il termine ogni tanto, insomma qualche termine genuino va pure detto, sono incazzato, perché non è possibile che a Mazara si possa pensare di venire qui a prendere tutto quello che si vuole e nessuno debba ribellarsi a queste logiche. Da questo punto di vista hai detto bene, me ne sono innamorato politicamente, dicevi tu Tatiana, di Roberto Frazetta, perché mi hai trovato il crociato, il politico, il sindaco che Mazara non ha mai avuto, e questo sarò un sindaco crociato, sarò un sindaco rivoluzionario, sarò quel sindaco che non si avvarrà mai delle logiche dei partiti e delle segreterie di partito, non mi farò tirare la giacca da costoro, assolutamente. Loro qui a Mazara del Vallo, se io sarò il sindaco, dovranno venire a dar ragione delle cose che a noi sono state tolte, perché io intendo riconquistarle, quelle cose, e ridare dignità al mio territorio. Non sono diverso, assolutamente no, intendo autodefinirmi normale, cara Tatiana. Da noi dir diverso a qualche altro assume un altro significato, e invece no, io intendo pormi alla gente comprendo che non c'era devianza di pensiero intorno alle cose che hai detto, comprendendo anche insomma che il tuo italiano è splendido, ma contemporaneamente a volte ti mancano alcuni collegamenti sui termini, come dire, consuetudinali, ma era questo per dire che invece io intendo veramente autodefinirmi, lasciatemelo dire, un soggetto normale, un sindaco che vuol fare le cose normali ma che contemporaneamente ha le competenze per fare le cose speciali, le cose che questa città non ha mai visto. E allora da questo punto di vista, vedi, io desidererei che chiunque chiudesse per un attimo gli occhi, che riuscisse ancora una volta a sognare, che potesse ancora sperare in una rinascita di questa città, perché con me la rinascita sarebbe certamente assicurata. Ed invito chiunque ad andare a guardare il programma elettorale in sintesi in una brochure che sta circolando per la città, solo per leggerlo, solo per comprendere che noi siamo, come dire, ci distinguiamo rispetto alle cose degli altri. Il mio amico storico Franco, ed infanzia Franco Pomiglia, mio ex compagno di scuola, grande risorsa per la prossima politica mazzarese, e non lo dico perché ce l'ho qui con me a fianco in questa trasmissione, con lui ci ha accompagnato nella vita una serie di esperienze che entrambi non riusciamo a dimenticare e che hanno portato a risultati che Mazara intero dovrebbe
a ricordare, noi conducemmo uno sciopero per 45 giorni e non ci facemmo convincere da nessuno, sin tanto che non abbiamo ottenuto il risultato del risultato, e oggi sotto gli occhi di tutti è quell'istituto tecnico commerciale che oggi esiste. Quell'istituto esiste grazie a quello sciopero storico che noi facemmo a quei tempi, e il presidente, l'ho voluto, presidente del comitato civico spontaneamente costituitosi, che si chiama Mazara 2016, e quando tu gli chiedesti il perché di questa presidenza, cosa farebbe il comitato civico Mazara 2016, lui molto semplicemente, con la semplicità che lo accompagna, probabilmente utilizzando un linguaggio diverso dal mio, ma molto più efficace rispetto al mio, ti ha risposto e ti ha detto ciò che io amavo sentire, e finalmente l'ho sentito, l'ho ascoltato, da quelle parole, dalle parole dell'amico Francesco Pomiglia, che io voglio vedere seduto unitamente a Tatiana e a qualunque altro soggetto aspirante consigliere della lista Frazetta sindaco. Lui ti ha detto: nasce per vigilare, non è poco, nasce per vigilare. Per vigilare che? Per vigilare le attività della politica della città, perché per primo Franco, unitamente a tutti gli altri, si sono resi conto che questa politica mazzarese va in una qualche maniera vigilata. E se mi consenti Franco, io aggiungo, voi del comitato dovreste essere nel futuro anche da pungolo al sindaco, che mi auguro possa essere io o a qualunque altro, perché l'attività politica di Mazara abbia come obiettivo, come dire, il raggiungimento del risultato. E questo comitato, caro Franco, nasce anche, come dire, perché ha raccolto, come dire, le carte che io ho prodotto per quel che riguarda la rinegoziazione del contratto di erogazione di gas cittadino, quello della Siciliana Gas, quelle carte piene di clausole vessatorie che rendono nullo lo stesso contratto, e per il quale contratto, non solo al momento della rinegoziazione ma anche in una fase precedente a quella data, noi abbiamo intenzione di chiedere una sorta di danni per, in termini economici, per tutto quel che ha provocato il regime di abusivismo di gestione della concessione per il trentennio che fu. E allora comprenderai che questo comitato assume un'importanza imponente solo se il sindaco di questa città dovesse essere il sottoscritto, perché comprenderai che portare avanti il risultato che noi pensiamo di ottenere significa avere il soggetto giuridico che se lo intesti quel risultato, e contemporaneamente che sia il soggetto coraggioso per combattere contro la multinazionale di riferimento e contro la presidenza del Consiglio dei Ministri. E quel comitato ancora, caro Franco, dovrà interessarsi della bomba in città, dell'impianto di snodo del gas, quel mega impianto sotto Eni che garantisce l'erogazione del gas a tutta Italia. Comprendiamo certamente che l'impianto su Mazara del Vallo, probabilmente noi non vogliamo, perché noi in questa città vorremmo pensare di poter vivere tranquillamente, di far vivere i nostri figli senza il dubbio di doverci morire per cause accidentali e non per cause naturali. Noi vogliamo pensare invece che quell'impianto sia sicuro, e che comunque, ammesso non lo sia, che a noi si dica quali sono i rischi potenziali attraverso, per esempio, l'ottenimento del certificato del piano di emergenza esterno che il Ministero ha esentato nei confronti, con apposito decreto, nei confronti di Eni. Ed è una condizione anche quella che va trattata da un sindaco coraggioso, e io, come dire, assumo l'impegno di intervenire presso il Ministero delle Attività Produttive e, se vuoi, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, perché non si facciano deroghe a nessuna multinazionale, perché sulla salute della gente di deroghe non esistono. E quindi pretenderò che ogni cittadino di Mazara comprenda qual è il rischio potenziale che ha, e comprenderai che se un rischio potenziale da questo punto di vista c'è, abbiamo anche un danno da un punto di vista economico, perché si crea automaticamente, per esempio, la svalutazione del nostro patrimonio immobiliare, perché il nostro patrimonio immobiliare non è appetibile al mercato globale, al mercato oltre confine della nostra città, perché la gente comprende che verrebbe a comprare qui un immobile che si troverebbe a rischio nel caso in cui quell'impianto dovesse subire una esplosione ipotetica, come è accaduta già in diverse altre parti del mondo.
E se comprendiamo anche che il rischio potenziale da questo punto di vista investe la città da un punto di vista economico e non solo del patrimonio immobiliare, perché gli imprenditori avrebbero timore di venire ad investire su Mazara del Vallo per creare occasioni di lavoro e posti di lavoro, comprenderete bene, voi che sarete i nuovi consiglieri comunali di questa compagine, come dire, consigliare e politica del futuro, del prossimo futuro, del dopo 25 maggio, prossimo 21, bene, comprenderete che qualcuno questi danni ce li dovrà ripagare. E io sarò quel sindaco della crociata, sarò quel sindaco combattivo, guerrigliero, rivoluzionario che si rivolgerà al governo centrale, socio di Eni, per chiedere conto da un punto di vista economico di un ritorno, come dire, graduale ma proporzionale rispetto al danno subito, che io ipotizzo in 250 milioni di euro l'anno. Anche lì qualcuno nel prendermi nel prepazzo non sa che i 250 milioni di euro l'anno per Eni rappresentano il centesimo che il più povero di questa città ha in tasca, rappresenta per Eni la stessa considerazione che noi diamo al centesimo di euro che abbiamo in tasca. Beh, e contemporaneamente rappresenta il nulla se lo proporzioniamo, l'importo di 250 milioni di euro l'anno, ad un centesimo al metro cubo per metro cubo di gas trasportato. Da Mazara del Vallo ne viaggiano 25 miliardi di metri cubi l'anno, moltiplicate per un centesimo tirate fuori 250 milioni di euro. E Mazara 2016 in termini di comitato, beh, rappresenterà anche, come dire, un osservatorio per quel che accadrà rispetto alle cose che io ho scoperto intorno a due pozzi di estrazione di gas naturali che insistono su Mazara del Vallo e che dal 1997, cari amici, dal 1997 estraggono gas naturale su Mazara del Vallo senza mai aver corrisposto nessuna royalty di estrazione. La royalty di estrazione va corrisposta in automatico all'ente comune, alla regione e allo Stato nella seguente misura: 4% al comune, 3% alla regione, 3% allo Stato, ripeto, in automatico. Ebbene, si sappia che noi non abbiamo mai ricevuto nulla e che diversi milioni di metri cubi di gas sono stati estratti. C'è da considerare una cosa: c'è stata una distrazione generale da parte della pubblica amministrazione. Bene, io richiamerò, se sarò sindaco di questa città, l'amministrazione in generale, quindi dalla parte che riguarda la massa dirigente a quella che riguarda la massa politica, perché si ottengano attraverso operazioni all'uopo, come dire, prestabilite, tutto ciò che a noi per intanto non ci è stato corrisposto nel passato e tutto quello che potremmo avere per il futuro. Tutto questo sarà in mano, io immagino, all'osservatorio del Comitato Mazara 2016 e contemporaneamente sarà in mano a quella politica che io mi auguro, anche per il tramite della vostra presenza in Consiglio Comunale, che noi si possa, insomma, fare in città per ottenere questi risultati. Vi sembra poco le cose che ha detto Franco Pomiglia? Franco Pomiglia ha parlato di cose molto, molto importanti, si è rivolto a voi cittadini che vi lamentate della politica. Anche io mi sono lamentato, sono stato, come dire, un protestante ad oltranza da questo punto di vista, ma non ho mai chiuso nessun mio intervento senza una proposta. E ha detto a voi: se pensate in una qualche maniera di cercare il posto fisso, oggi di posto fisso non ce ne sono più, purtroppo le economie degli enti pubblici sono ridotte al lumicino, lo Stato taglia i trasferimenti, la Regione altrettanto, in Europa siamo solo i terzi azionisti e siamo considerati come il due di denari quando la briscola è coppa, quindi immaginate che considerazione ha l'Europa di noi. I soldi non ne arrivano, i finanziamenti vanno ricercati, come dire, con la lente di ingrandimento, e lì dove li andiamo a trovare, beh, dobbiamo faticare per poterli ottenere perché non abbiamo credibilità. È come quando qualcuno di voi, trovandosi in blacklist, se ne va in una banca a chiedere un prestito, si sente dire dalla banca: io il prestito non te lo posso dare perché tu non sei soggetto affidabile, perché tu non sei bancabile, perché tu hai commesso questi errori, perché tu non mi dai garanzie del rispetto dell'obbligazione che assumi. Questo è, come dire, il momento economico e politico nazionale ed internazionale ed europeo che vive l'Italia, di converso che vive la regione siciliana e ancora di più che vivono i comuni d'Italia e ancor peggio che vive Mazara del Vallo. E allora in una qualche maniera Franco diceva:
Beh, bisogna che qui ci si inventi qualcosa. Anziché lamentarsi, bisogna che ognuno si inventi qualcosa. E hai ragione. Contemporaneamente però, Franco, io devo dirti, stante che tu vuoi far politica, io ti auguro di poter raggiungere l'obiettivo unitamente a tutti gli altri candidati della lista, comprenderai che noi ne abbiamo di parecchi come te, quindi comprenderai che io non posso patteggiare per nessuno, stante che siete tutti ottimi soggetti e galantuomini e gentildonne. Nella mia lista è persone per bene e oneste, persone che non avete mai preso in giro nessuno, persone che vi attenete alle mie linee guida, e di questo ne sono felice, perché non elargite promesse, come è nel mio stile, elargite certezze. Bene, da questo punto di vista hai ragione, ma da un altro punto di vista devi comprendere che la politica questo carico se lo deve assumere. La politica deve occuparsi di mettere fuori le linee guida perché la gente possa pensare a fare impresa e a creare condizioni di lavoro. Hai parlato di priorità, e tra le priorità, caro Franco, mi hai fatto venire la pelle d'oca, hai parlato della fame, che in questo momento investe ogni cittadino di questa città, o quantomeno i cittadini, insomma, che sono caduti in disgrazia. E tra questi io in questi giorni ne ho incontrati parecchi. Era gente che io pensavo si avvalessero di come dire, condizioni normali perché li so impiegati, e che invece vivono condizioni di disperazione assoluta. Poi perché il consumismo voluto, come dire, dai governi precedenti e dalle stesse istituzioni bancarie che oggi gli chiudono i rubinetti, li hanno spinti verso, come dire, esposizioni debitorie che loro non potevano permettersi, per cui, come dire, si ritrovano nelle condizioni in cui sono, senza quasi averne responsabilità, perché sono stati immischiati in un sistema finanziario molto particolare del quale, cara Patrizia, magari dopo questa campagna elettorale faremo una trasmissione ad hoc, perché è giusto che si diano le colpe a chi realmente li ha queste colpe, perché non era pensabile che in Italia ci si potesse considerare tutti ricchi. Bisognava far comprendere che la differenza sociale doveva certamente essere abbattuta, ma che contemporaneamente il padre di famiglia, da buon padre di famiglia, avrebbe dovuto comprendere che la differenza sociale in una qualche maniera esiste, perché il mondo intero è fatto di differenza sociale. E se una famiglia non può permettersi 6 cellulari come un'altra, se lo può permettere solo perché ne ha le capacità, beh, quella che non se la può permettere deve comprendere che ne deve avere almeno quantomeno uno, o solamente uno, e non può fare la vita degli altri, perché se no si creano condizioni di disagio che poi si traducono in, come dire, disagio sociale. Ciò non di meno, hai parlato della fame che in questo momento investe parecchie famiglie mazzaresi. È proprio di questa fame che noi dobbiamo occuparci, e la fame prescinde anche dal fatto che su Mazara del Vallo negli ultimi anni si è prodotta una politica del clientelismo, si è prodotta una politica vocata alla incompetenza e all'inconsistenza concettuale, progettuale, come dire, della proiezione nel futuro della città e dell'economia della città. Vedi, mi fa arrabbiare il fatto di sapere che su Mazara del Vallo vengono aziende di fuori a fare i lavori per i grandi appalti, e parlo per esempio dell'appalto dell'ospedale di Mazara del Vallo, nel momento nel quale noi a Mazara abbiamo gente che non può fare la spesa, gente che si rivolge alla Caritas, che erano ottimi, come dire, ottime maestranze da un punto di vista proprio dell'edilizia. A loro io voglio ridare dignità, a loro, al settore edile, a questi lavoratori io voglio dire, io ritornerò al cottimo fiduciario, perché a Mazara del Vallo intendo poter garantire per il futuro il lavoro per i mazzaresi, e voglio intestarmi questa battaglia, certo, con tutti i crismi necessari e utili e legalmente riconoscibili, perché tutto ciò venga vigilato in una qualche maniera, però a Mazara voglio ridonare la possibilità di poter assicurare alla manovalanza locale la possibilità di andare a lavorare. Vedi, parlo dell'azzeramento della disoccupazione, ha sconvolto tutti i cittadini di Mazara come se io parlassi dell'irraggiungibile. Bene, io parlo invece di una cosa della quale sono convinto e per la quale lavorerò, e non se ne abbiano gli altri, beh, abbiamo la soluzione per azzerare la disoccupazione, lo dico da soggetto di mestiere, ottenendo i 250 milioni di euro l'anno, ma fossero anche 150 o 100 o 50 milioni di euro l'anno, ottenendo la royalty di estrazione dei pozzi di gas, ottenendo le somme che ci spettano per quel che ci hanno combinato in 30 anni per l'abusivismo della gestione della concessione del nostro gasdotto, ottenendo ciò che ci spetta dalla rinegoziazione del gasdotto,
io aprirò cantiere a Iosa, su Mazara del Vallo la trasformerò in una vera piccola grande capitale del Mediterraneo, in una sorta di mini Zurigo, garantirò ad ogni cittadino di questa città occupazione, lavoro e soprattutto una reddituarità tale per cui noi si possa pensare di azzerare, come dire, la disoccupazione e creare nuove condizioni favorevoli per le famiglie di questa città. Bene, io prima di concludere vorrei dirvi una cosa, non so se voi avete visto il programma che fanno sulla 7 che si chiama Piazza Pulita, l'ultima trasmissione. Bene, vedetevela, perché prima si è parlato dei ottimi fiduciari e a volte si pensa che i ottimi fiduciari possono insomma in qualche modo creare intrallazzi. Ebbene, lì è stato dimostrato come con quelle che sono i bandi, quindi la normale funzione che viene richiesta alle amministrazioni, per la sola mancanza di trasparenza, perché alle amministrazioni non viene richiesta una totale trasparenza di controllare tutti gli atti in maniera chiara ed efficiente e anche efficace, si riesce, ma apparentemente restando nell'ambito della legalità, a commettere le maggiori illegalità e a fare in modo che possano prendere il lavoro determinati soggetti, determinate aziende, determinate imprese, determinate società anziché altre, facendo in modo che quindi ci si può inserire l'Ndrangheta, la Camorra, Cosa Nostra, per ricordare i vari nomi delle mafie, ma che nello stesso contempo anche tra gli imprenditori si riesca a fare come si dice, una differenza tra coloro che sono disposti a pagare una mazzetta e coloro che invece la mazzetta non intendono pagarla perché vogliono stare dentro le regole. Anche questo è importante quando pensate di votare un candidato sindaco, perché questi giochi purtroppo la politica ancora può farli, in senso negativo naturalmente, e come avete visto Milano, le ultime vicende che hanno richiamato la Tangentopoli del 92 che non è mai finita, beh, state attenti, votate le persone migliori, abbiate il coraggio di osare. Perché qui hanno fatto varie citazioni, io non voglio fare la citazione di nessuno, ma voglio dire il futuro dipende da voi. Voi siete responsabili del bene e del male della vostra città, non dimenticatelo. Io saluto Francesco Pomiglia, candidato al Consiglio Comunale con la lista Roberto Franzetta Sindaco, e Tatiana Corza, candidata al Consiglio Comunale con la lista Roberto Franzetta Sindaco, e il dottore Roberto Franzetta, candidato sindaco della città di Mazara del Vallo. A voi tutti, buonasera, grazie.